La pubblicazione che presentiamo, Il sindaco filosofo, nasce per volontà dell'associazione Giuseppe Avezzana di Chieri, che ha già ricordato negli anni passati un altro personaggio poco conosciuto al quale l'associazione stessa è dedicata, che è Giuseppe Avezzana. Questa volta vogliamo ricordare un altro chierese che è vissuto a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento e che ha dato lustro alla città di Chieri per l'attività che ha svolto fuori Chieri per molti anni come insegnante ed educatore e successivamente, quando è ritornato a Chieri dopo la pensione, per l'attività di assessore alla pubblica istruzione e poi di sindaco di Chieri negli anni della Grande Guerra. Non era un personaggio egocentrico, era un personaggio molto concreto, molto affabile, capace di dialogare con gli altri. Quindi anche nel libro Botero non ha un ruolo di primo piano, appare quando necessario. Sulla scena del libro ci sono i chieresi negli anni della guerra, quindi personaggi più o meno noti, ma anche non personaggi, anche gruppi di personaggi, associazioni di volontariato che durante quegli anni di guerra si sono prodigati per cercare di aiutare le numerose famiglie in difficoltà. Famiglie in difficoltà a causa della disoccupazione, perché a Chieri non c'era, c'era l'industria tessile, non c'erano industrie belliche o industrie ausiliarie. Chieri però seppe dar prova di solidarietà e di generosità verso tutti, anche verso i numerosi profughi che proprio 100 anni fa, in questi mesi, proprio dopo Caporetto, vennero a Chieri. E Chieri, proprio 100 anni fa, ne stava ospitando 400.